Oggi, non so se si nota da quello che ho addosso, parliamo di occhiali polarizzati, parliamo di lenti, colori delle lenti e come scegliere gli occhiali da pesca quando andiamo a pescare. Gli occhiali da sole sono un accessorio del nostro abbigliamento quando andiamo a pescare. Io lo metterei addirittura nella nostra attrezzatura da pesca, fondamentale, perché ci aiutano innanzitutto a stare in pesca tutto il giorno quando picchia il sole, anche quando c'è quella luce non luce, quando c'è un po' di nuvoloso e fastidioso per gli occhi, e soprattutto in certe condizioni ci aiuta a vedere spesso e volentieri i pesci quando facciamo del sight fishing, a vedere gli ostacoli quando lanciamo, se ad esempio ci sono dei rami sott'acqua su cui non dobbiamo ovviamente lanciare o su cui magari dobbiamo lanciare molto molto vicino ma senza dargli contro. Ma prima di entrare nel vivo del video e vedere anche i modelli che ho preso qui sul tavolo, presentandovi anche una novità arrivata da pochissimo qui in negozio da Tutto Spinning, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube per non perdere tutti i video che portiamo qui sul canale, e soprattutto di venirci a seguire anche su Instagram e su Facebook per non perdere tutte le novità che arrivano, perché appunto chi ci segue ha già avuto modo di vedere le prime foto di questi occhiali, le prime novità che sono arrivate e anche magari di ordinarli in anticipo. E soprattutto, se andate giù in basso, c'è anche il canale Telegram, che così non vi perdete tutte le promozioni che facciamo ogni settimana. Entriamo nel vivo e cominciamo subito facendovi vedere, l'avrete visto già qua sul tavolo, una novità interessantissima arrivata in negozio qui da Tutto Spinning. Sono arrivati i nuovissimi occhiali Out-Off. Out-Off è un marchio italianissimo, di occhiali molto famoso per due tipi di prodotti. Occhiali per i ciclisti e occhiali per le maschere da sci, per chi fa sci e per chi fa snowboard. Hanno presentato, magari avrete già visto le loro pubblicità, alcuni dei prodotti più innovativi degli ultimi anni. Hanno dei brevetti molto interessanti per quello che concerne sia le lenti ma soprattutto nelle maschere da sci. Hanno questi prodotti futuristici, possiamo chiamare, in cui è presente qui sopra un piccolo chip che addirittura scurisce o rende più chiara la lente a seconda della luce come colpisce l'occhiale. Sono proprio dei brevetti loro. E ovviamente questa tecnologia non è presente, o almeno per ora non è presente, negli occhiali da pesca, perché ultimamente, negli ultimi mesi, Out-Off ha deciso di lanciarsi anche nel settore fish, nel settore pesca, con due nuovi prodotti. Il Piuma, che è quello che ho qui addosso oggi, che è un occhiale di derivazione, logicamente come forma di derivazione appunto dagli occhiali da ciclismo, e lo Swordfish, un occhiale un po' più classico, dalle forme un po' più classiche, che però nella loro classicità, nel loro essere classici, hanno comunque parecchia tecnologia al loro interno. Entrambi gli occhiali, questo che ho qui addosso per esempio è proprio il mio occhiale personale che mi sono comprato io, non so se notate eleganza ma sportività allo stesso tempo. Sobrietà, la sobrietà ci contraddistingue in pesca, perché come ricordiamo sempre, sul fiume belli, bisogna essere belli quando si va a pesca. Entrambi gli occhiali hanno la loro caratteristica principale nella lente, e montano tutte la lente The One, quella che in Out-Off viene denominata The One, ed è una lente fotocromatica e polarizzata. Cosa vuol dire questa cosa? Fotocromatica è quella tecnologia, diciamo, quella particolarità che permette alla lente di cambiare colore, di scurirsi o schiarirsi a seconda di come la luce tocca la lente. E ad esempio, probabilmente adesso siamo anche al chiuso quindi non lavorano bene, ma l'occhiale potrebbe risultare specchiato o meno, quindi potrebbe addirittura vedersi gli occhi della persona sotto se ad esempio peschiamo o siamo in una condizione di poca luce, o magari in una condizione di forte luce l'occhiale diventa addirittura completamente specchiato, non si riesce a vedere sotto, e ovviamente questa cosa aiuta tantissimo a non stancare l'occhio, perché la loro particolarità, adesso intanto li rimetto, la loro particolarità è quella di permetterci di pescare con lo stesso occhiale addosso tutto il giorno, dalla mattina, dall'alba, quando noi entriamo in acqua all'alba, fino alle ore centrali dove il sole magari è più forte, la luce è più forte e ci potrebbe dare più fastidio,
alla sera come appunto la luce va via via calando. Noi potremo tenere su lo stesso occhiale senza dover cambiare occhiale, senza dover cambiare magari la colorazione della lente. Che di fatto è una cosa che personalmente io non farei mai, mi porto sempre male, che se mi ricordo di portarli, mi ricordo un occhiale. Non vado a portarmi due paia di occhiali. In base alle condizioni che mi prevedo di avere, al meteo che ho durante la giornata, mi porto quelli e sto con quelli tutto il giorno. Però tante volte capita magari la mattina di dover togliere gli occhiali perché non ci vediamo bene, c'è poca luce, non ci vediamo bene, e poi a sera di dover fare lo stesso. E questa cosa alla lunga può dare fastidio. Con la lente fotocromatica, in questo caso la lente The One, questa cosa non succede. Oltre a essere fotocromatica, come succede ad esempio su tanti occhiali da vista, questo occhiale è anche polarizzato, quindi come tutti gli occhiali polarizzati che probabilmente già avete e avete utilizzato, va a togliere quello che è il riverbero della luce sull'acqua, quindi va a toglierci il riflesso della luce sull'acqua e noi possiamo vedere quello che succede sotto, vedere per qualche metro quello che succede sotto. Oltre alle due montature, quindi vi ricordo quella dell'occhiale Swordfish e quella dell'occhiale Piuma, che anche queste hanno due caratteristiche principali. Lo Swordfish è il classico occhiale con la forma stile Ray-Ban, passatemi il termine, mentre il Piuma non ha solo la caratteristica di avere la lente intera tipica degli occhiali da ciclismo, ma è anche l'occhiale più leggero al mondo nella sua categoria. Questo occhiale che ho su io pesa solo 16 grammi, sembra realmente di non avere su niente. L'altro giorno ce l'avevo messo così e non lo trovavo, non sapevo dov'era, e poi mi sono toccato e ce l'avevo in testa. È un occhiale leggerissimo. Dicevo, oltre alle due montature che possiamo scegliere, nelle varie montature sono stati scelti anche dei colori. Sono stati scelti due basi di lente, due colori base per la lente, ambra e nero, grigio diciamo, adesso vi spiego anche come si definiscono queste cose qua, e tre colori di lente sopra. Il colore, tolgo un attimo perché altrimenti non vedo il colore che vado a prendere, il colore scuro, quello grigio, quindi la base scura sotto, è quello fatto per le lenti, quelle che loro definiscono blue water, quindi banalmente mare, quindi in condizioni di forte luce, dove magari non ci serve vedere sotto il pelo dell'acqua, ma ci serve appunto qualcosa che ci difende da forti riflessi, ci protegge gli occhi da forti riflessi come quelli che potremmo avere al mare quando stiamo tutta la giornata magari in barca. E poi l'altra invece è la lente ambra, questa che vediamo qui dietro è il fondo ambra, che loro definiscono shallow water, e che ovviamente è un po' l'idea di poter essere utilizzato in acqua dolce, quindi quando magari peschiamo in lago, ad esempio facciamo bass fishing, oppure quando peschiamo in torrente e dobbiamo in torrente o in fiume, vogliamo vedere sotto il pelo dell'acqua appunto se ci sono pesci o se ci sono ostacoli dove noi lanciamo. In entrambi le lenti poi sono state scelte la finitura, diciamo il colore esterno dell'occhiale. Abbiamo in questo caso per esempio la gelo, che è quella un po' più blu, quella che dà il riflesso, la specchiatura blu appunto da usare in condizioni di forte luce, che troviamo, lo vedete, su base nera e su base ambra, quindi blue water e shallow water, oppure la colorazione nera per chi magari vuole un occhiale più scuro e senza appunto la specchiatura esterna. E poi il colore jolly, che è stato fatto solo in questo caso sulla shallow water per non avere un occhiale troppo scuro, e che viene definito un po' come l'all around, e sarà anche, oltre a essere più tamarro, quello che tutti compreranno sicuramente, quello che tutti vorranno, che è l'all water, appunto colore fuoco, con questa specchiatura rossa, che devo dire la verità, arancione, diciamo così, che devo dire la verità, appunto, è la più figa di tutte, sarà sicuramente quella che tutti vorranno, compreso me. Quindi, giusto per fare un recap veloce, fuoco, all water, è il tutto fare, lo possiamo mettere da mattina a sera in tutte le condizioni, come me che passiamo dal torrente al lago, magari andiamo al mare, andiamo in montagna, eccetera, colore fuoco, sia in piuma che in swordfish, è il colore da avere, anche se volete l'occhiale più figo in assoluto come colore. Al di là di quello,
possiamo scegliere shallow water, quindi la base ambra, se peschiamo appunto in lago o in acqua dolce, in fiume o torrente, appunto per vedere i primi strati d'acqua. Blue water, se peschiamo al mare. Blue water, vi ricordo, è la base nera dell'occhiale. Se peschiamo al mare dobbiamo difenderci appunto da sole molto molto forte, dove appunto non abbiamo la necessità magari di vedere i primissimi strati d'acqua, di vedere il piccolo contrasto nei primissimi strati d'acqua, ma dobbiamo appunto stare in pesca tanto magari su batimetriche anche molto importanti, dove il riflesso ci potrebbe dare fastidio. Oltre agli occhiali sono disponibili anche un accessorio fondamentale, che è il cordino. Il cordino appunto per tenere legati gli occhiali, appenderli e non perderli quando siamo in pesca, magari ce li togliamo al volo per una foto o ce li togliamo per fare i nodi magari o per qualcos'altro. I cordini sono disponibili, fate attenzione, su tuttospin.com, due tipi di cordini, il fin e il fic. Cambia ovviamente la parte qua che si attacca all'occhiale e ovviamente il nome. Il fin, il quello sottile, è fatto per le stanghette dei piuma, mentre il fic, quello più largo, è fatto per le stanghette dell'occhiale swordfish, che appunto è un pochino più largo. Il cordino tra l'altro è fighissimo perché è regolabile, tirandolo semplicemente questi due pomellini si avvicinano e l'occhiale risulta più lungo. Una volta che l'abbiamo messo, poi non dovremo far altro che tirarli per accorciarli e renderli più della nostra taglia, semplicemente. Trovate già gli occhiali out of disponibili su tuttospinning.com, è un prodotto uscito da poco, il prezzo tra l'altro è super accattivante perché lo Swordfish esce a 139 euro, mentre il Piuma a 189 euro, che se siete un po' pratici della questione occhiali da sole, occhiali di qualità, quindi non andate a comprare proprio l'occhiale entry level, l'occhiale classico che trovate sul bancone del negozio di pesca, sapete già che questi sono prezzi ottimi perché siamo abbastanza bassi rispetto a quelli che sono gli occhiali classici di altre marche di alto livello per quanto riguarda l'occhiale da pesca. Un'altra cosa che mi stavo dimenticando, sul Piuma c'è la possibilità di comprare a parte, togliendo il nasello qua, di comprare a parte l'occhiale interno, chiamiamolo così, che possiamo farci fare con le lenti dal nostro oculista, con le lenti apposta con la nostra gradazione, nel caso abbiamo bisogno di portare l'occhiale. Quindi avremo una lente interna che si va ad applicare sul nasello qua con la nostra gradazione. Lo vendono a parte, è un accessorio, non ce l'abbiamo al momento disponibile nel negozio, ma su richiesta lo possiamo tranquillamente procurare. È un accessorio che appunto può venire comodo per tutti quelli che hanno bisogno di un occhiale polarizzato e graduato anche. Adesso che mi sono rimesso gli occhiali, possiamo completare questo video. Vi ricordo che tutti gli occhiali, tutti i colori e anche gli accessori di Out of li trovate disponibili su tuttospinning.com, trovate i link in descrizione, e se avete dubbi o domande potete chiamarci in negozio se volete qualche un consiglio per gli acquisti, oppure potete scrivere appunto nell'area di commenti. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere like e ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i video che facciamo tutte le settimane qui sul canale YouTube, e anche venite a seguirci sulla pagina Instagram e sul canale Telegram di Tutto Spinning, i link li trovate sempre in descrizione, per non perdervi tutte le novità che arrivano in negozio e le offerte che facciamo tutte le settimane qui da Tutto Spinning. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Voi magari intanto andate a comprare un nuovo paio di occhiali.